ragazzi, ma quanto se la... non voleva partecipare, ho dovuto fare intervento. Ho fatto chiamare Speletta perché sennò non voleva partecipare alla lettera. No! No! Ma cos'è sta roba? Ma chi c'è? Ma chi... ma perna, ma detto perna chi, ma detto Pernat chi? Sì, adesso. Porca miseria, vuol fare la figa con me questo discorso? Sì, ma Pesino, ma quale Pesino? Perché io conoscevo un Pesino. Buonasera Luca Moschioscuro, come stai? Buonasera a tutti, è un piacere essere qua e vedervi così contenti, che mi fa piacere. Invece Carletto mi manca. Non ti spero. Aia, sei bloccato, sono che mesi che mi manca. Ciao Luca, eccolo qua. Ciao, ciao Manuel. Buonasera ragazzi, grazie per essere con noi, scuro che ha accettato immediatamente l'invito. Super carino come sempre. Allora, abbiamo tanta gente che è già collegata, tanti amici che sono collegati. Allora, Luca pilota con un titolo campione europeo, giusto Luca? Tanti anni fa, quando eri... Giusto. Lascia stare. 1995. Come lascia stare? Beh, è un titolo. È un titolo caso, che è il tuo. Vai a vedere. Lì. Pilota Aprilia, adesso Pernat quante ne ha da dirci. Tra l'altro ti portiamo i saluti di Unbeaten, che ieri sera era con noi per una delle sue puntate. Manager poi con Gilera, poi la tua creatura, la Speed Up, insomma... un uomo di grandissima esperienza, un grande uomo di sport. Allora io ti lascio subito nelle mani, salutando, aspetta, devo salutare il gruppo di ascolto di Alberto e tutti gli amici di Vignola, Fans Club di Vignola, che ci seguono sempre. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Ti lascio subito nelle mani di quei due che la toccano sempre piano, insomma, che vanno via sempre. Sì. Beccati. Adesso vediamo stasera come mi tratta Carlo Perna. Al Pacino e Carlo Perna. Tu sei simile a Max Biaggi, perché te, opa, sei arrivato, come no, perché tu non è che hai fatto tutto il background, le motine, binimoto, puttanate varie, eri anche te un pallonaro, fino a 17-18 anni mi pare che la moto, o sbaglio? No, non sbagli, la prima moto ce l'ho avuta a 17 anni, perciò... non è che ho fatto proprio la gavetta che stanno facendo i piloti adesso, però dai. Appunto. Questa è... però è stata... per me è stato incredibile, perché non pensavo di arrivare dove sono arrivato. Certo. Erano tutti sogni. Questa è la sei comprata anche te la moto. Mi rende anche orgoglioso. Mi risulta che te la sei comprata a te la moto, perché tu hai la tua famiglia col binocolo, Guarda, io ho lavorato da dipendente fino a... ho vinto nel 95 il campionato europeo e ho lavorato fino alla vigilia di Natale del 1995. Che l'ho dopo al mondiale, dicevo basta, lo posso più adesso. Diciamo che questo mi dia da mangiare. Una volta mi avevi anche detto, Carlo, che hai comprato la moto tutto per rimorchiare un po' di donne, vero? Che andavi a rimorchiarla. La moto l'avevo comprata solo per andare a donne. Vedi, raccontato una volta. Me lo ricordo. Era così. Questo è stato il motivo che ho comprato la prima moto. Invece è diventata una passione. Sì. No, ma io non è che mi vergogno, mi fa molto piacere. No, ma ti ho stonato, perché sono dei segreti che mi raccontavi, allora io ti tiro fuori adesso. Attento, che la trasmissione è più di un'ora. Va bene, non ho paura. Vai Emanuele, intanto Carlo, scusa, chiedono se per cortesia, oltre alla tua fronte pelata... la tua zia è pelata, posso anche mettere il casco. Puoi abbassare un filo il computer, che almeno ti vediamo in faccia, perché vediamo solo la pelata. Non troppo. Bravo, adesso. Bello che sei così. Così vedete anche il petto e potete sparare. Luca, che sport tu seguivi prima di comprare la moto? Ti piacevano le moto, le corse o tu facevi un altro sport? Facevo lo sport, allora adesso Carlo mi prende in giro per le donne, ma il mio sport principale era quello. Non ti prendo in giro, lo so. Quello che mi piaceva era quello. Lui mi ha detto che era un pallonaro, non è vero? Perché vabbè, pallonaro perché per prenderle raccontavi delle palle, volevo dire questo, hai capito? Ok, sport. Sì, ma come ha finito il gare? Qual è stato il processo? Compro la moto, papà.
adesso ti racconto tutto. Praticamente la mia famiglia non mi voleva comprare la moto perché la moto era pericolosa. E allora io lavoravo perché alla fine io volevo, cioè, essere indipendente e tutto. E poi, quando cominci a essere indipendente, che avevo due soldi da parte, 2 euro, ci serve una volta, ci serve 2.000 lire, allora ci voleva la moto per poter rimorchiare le ragazze quelle giuste. Però un fratello una mano te l'ha data, il Bosco. 100%, però adesso arrivo a quello. Ah. Quando ho comprato la moto, per andare a comunque... per avere più possibilità di portare a casa delle ragazze, mettiamola così. Ok. Santa Marta, tua moglie. Però lì mi divertiva andare, cioè mi divertiva andare in moto, è forte. Allora da lì è partito mio fratello e mi ha detto: guarda, che quelli che vanno forti in moto vanno in pista, non vanno per strada, mica una sfida subito. E l'anno dopo, cioè subito praticamente, io ho comprato la mia moto a maggio. Che moto? Questo? Una Kagiva Freccia C12. Per me era la moto grande, più bella del mondo. In quel grande periodo. Cioè per me la, quella là, cioè non c'era, cioè tipo oggi che non si va a fare una Ferrari, per me era uguale. Il paragone era lo stesso in quel momento là. E poi invece, allora, quando mio fratello mi ha detto questo qua, l'anno dopo l'ho detto: ok, andiamo a correre al campionato italiano Spa Production, che in Italia in quel momento là era, credo, il momento più alto in assoluto, perché l'Italia era divisa in 4 zone. Tu, Carletto, ti ricordi, no? Perché l'ha fatto, no? Era difficilissimo, no? Mamma mia. Qualificarsi per le gare, non fare le gare, qualificarsi per le gare. Invece, cioè lì ho comprato la moto, e con la moto completamente di serie sono andato a fare anche la prima gara, dove ero già preparato, e comunque mi qualificai per la gara e feci anche la gara, perciò alla fine andava tutto bene da sì. Questo punto di vista. E già comunque al primo anno riuscii a qualificarmi per le finali del campionato italiano, che si qualificavano i primi 40 in Italia, ma eravamo 90 al nord, 80 al centro, 60-70 al sud delle isole, cioè, era difficilissimo, anche perché io andavo, io... e quella che era la fidanzata dell'epoca mia, che mi faceva da meccanico praticamente. Era tutto così. Che bel quadro! Così una roba... Che anno era? Che anno era? 1990, quando Biagi vinse il campionato italiano. Vi faccio vedere una griglia di Partizanando per farvi capire, aspetta se si vede. Guardate quanti erano, credo. Luca, questi sono quegli anni lì. È giusto. Sì, ma... questo qua è un po' più avanti, che è già 1992, quello lì è il Mugello. Ma bastava guardare le iscrizioni alle gare, 90 iscritti alla 125 under, 90 iscritti. Sì. Si partiva a Varano in 24, tu fai già che gara era per arrivare. Sì, Varano, poi 24 era già. Cioè, praticamente facevi le batterie, si qualificavano i primi 6. Minchia, ma io ti giuro che prima di fare la prima gara, se avrò fatto 100 giri in pista, erano tanti. Sì. Perciò ti dico, è stato bellissimo, perché quando ci ripenso adesso a dove sono arrivato, che poi io mi ritengo una persona fortunatissima, perché ho fatto dei sogni e sono riuscito anche a realizzarli, a realizzarli quasi tutti, perché certo, devo essere onesto, cioè il mio, quando facevo il campionato italiano volevo vincere lì, e qualcosa ho vinto, sono riuscito a vincere il campionato, però lottavo sempre a vincerlo. Sono andato a fare il campionato europeo e là sono riuscito a vincerlo. Quando sono fatto il campionato europeo, mi sogno di andare al mondiale, e quando sono arrivato al mondiale ho vinto anche il mondiale dei privati, e ho fatto secondo Aprilia e secondo italiano al mondiale. Ho fatto quell'anno solo Biagi arrivò davanti a me con l'Aprilia, tutte le Aprilie ufficiali arrivarono tutte dietro, e poi tu l'hai promesso, porca miseria, poi tu non me... no, Carletto mi ha fatto delle offerte. Perché poi ci voleva arrivare me stesso. Perché non lì potevi fare di più, e aveva delle belle offerte, sì, per avere delle belle moto, e lui ho sbagliato, non ci ha creduto, capita. Oh ragazzi, potevi anche però... giocarti un mondiale, perché eri forte, Bosco, te lo dico, eri forte. Allora, però col binocolo che ti facevo l'offerta, se non eri forte, guarda, se devo dirti, io ho visto vincere un mondiale a Olivier Jacques e non mi sono mai sentito minimamente inferiore a lui, forse contro, capito? Però se, adesso che sono passato dalla parte di qua del muretto, quando vedo i piloti quelli forti, li vedo che sono forti, e io non mi voglio neanche minimamente paragonare a loro, perché sarebbe un insulto. Sì, sì, cioè, sono d'accordo. Questo qua bisogna essere sempre obiettivi, e io
magari sono anche cattivo delle volte con i giudizi dei piloti, però cioè, se uno è bravo, cioè, allora come facciamo a definire chi è bravo? Cioè, come lo valutiamo Valentino Rossi o Marc Márquez? Valentino ha i momenti d'oro, cioè, era un fuori classe, una roba inarrivabile secondo me. Quello per me è bravo, è bravissimo. Io li valuto come ieri sera dicevo, Bosco, solo Vitteveen e Fabrizio Guidotti mi dicevano che avevo fatto una cazzata a prendere Valentino. E ieri sera ha detto, avevi ragione. Sai cosa mi ha detto? Grazie a Carlo Pernat, che ha detto da Young, è come venire a ricevere il colosso di Rodi. Ma Carlo, allora, che, è successo, lì... che è successo con l'offerta che hai fatto a Bosco che non l'ha accettata? Ditelo a lui che offerta aveva, conta, perché non conta, l'ha accettata. Allora, l'offerta in quel momento là era non di fare il mondiale, perché Carletto giustamente aveva preso comunque Capirossi e Arada, cioè non è che aveva preso i piloti a niente, no? L'offerta che c'era per me era quella di fare il pilota collaudatore, fare 4 wild card, mi sembrano, Carletto adesso sì, non era 4-5 bene quale fosse, 4 wild card, e poi praticamente fare il collaudatore, e poi l'anno dopo, se le cose andavano bene, ti prendevi la moto ufficiale in un team. E lì ho fatto un errore, perché mio, e dicevo, cazzo, io non vado a fare il mondiale, ma sei matto. E invece, cioè, sono stato fortissimo quest'anno, perché alla fine, cioè, certo, con la moto Aprilia, cioè, secondo sono arrivato, perciò c'erano, sì, sì, no, ma c'era Locatelli con la moto ufficiale, l'offerta era ben quella, Cardoso, Suter, Miyazaki, non mi ricordo neanche se sono dicendo con la moto ufficiale, nel 4-5 quell'anno là, ma sono arrivato qua di dietro, perciò mi aspettavo, sì, nella mia testa. Però oggi, oggi che ho un'altra testa, capirei tutto e firmerei occhi chiusi il contratto, la proposta che ci avevi fatto, che mi avevi fatto, lo so, a occhi chiusi. Io ci credevo, ma te lo giuro, era giusto, te lo giuro, ci credevo, perché eri forte veramente, Bosco. Se tu, perché guarda, poi anche Ian ti aveva preso bene, e sai, quando Vitteveen ti prende bene, hai già un bella, sai, se prende male, lo sai com'è, non toccare il mio corpo, è finita, Sì, sì, no, ma però, ma in quel momento là, cioè, quello che voglio anche dirti, non avevo nessuno che potesse anche spiegarmi, perché qua adesso tutti questi ragazzi qua che vengono, dei manager fanno del male, ma tanti fanno del bene, sì, dei manager, sì, perché comunque ne hanno idea di come funziona e li consigliano in maniera corretta. Io, certo, nessuno, ma te lo giuro, nessuno. Sì, la tua. Vabbè, dai, capita. Manuel, vai pure. No, voleva dire che forse no è stato sotto la umbra de Vitteveen, ma dopo ha sido il ragazzo, per lo che io so, una persona dei preferita di Gigi D'Aligna, no? Io con Gigi ho lavorato benissimo, che quando, perché la prima offerta che io ero andato, quando ho smesso di correre, anche lì io sono stato fortunato che sono andato a lavorare con Giampiero Sacchi, che anche lui mi ha sempre trattato benissimo. Molto perché, bravo. Se io sono qua è perché Giampiero comunque mi ha aiutato in tutta la mia carriera al mondiale. E ci sono state delle sfortune nel frattempo, cioè nel senso, io ho debuttato al mondiale perché mi ha preso Giampiero Sacchi e un mio grande amico che è morto, Mario Valeotti, che lui mi voleva bene veramente, perciò mi sono trovato in una situazione dove Mario mi voleva bene e mi presentò a Giampiero, perché mi ricordo quando facemmo l'incontro ad Assisi, dov'è che eravamo adesso? Non mi ricordo, avevamo fatto a Gubbio ad Assisi, sì, facemmo l'incontro dove Mario, che mi aveva conosciuto attraverso l'altro meccanico che lavorava con me all'Europeo, mi presentò Giampiero Sacchi per fare questa operazione qua. Comunque Giampiero, in ogni caso, lui mi ha sempre aiutato in questo. Ed era un grande in quel periodo, era un grande in quel periodo, Giampiero ha fatto delle gran belle cose, niente da dire. Secondo me meravigliose. Sì, sono d'accordo con te, Bosco. D'accordo. Comunque ha fatto delle cose bellissime, cioè nel senso, perché dopo è facile parlare, ma a fare realmente i risultati non è facile, perché chiacchiere è facile farli, ma infatti non li fa. Ma guarda, ti dico una cosa, io non so se l'ho detto qua, Giampiero io ero molto amico, lo sono ancora, lascia perdere. Mi deve un pochettino qualcosa, perché io nel 2000-2001 fui contattato, ero un po' le manager di Capirossi in quel periodo, 99-2001, fui contattato dalla Gilera a Pontedera. Il capo era l'ingegnere Masutto, non so se te lo ricordi, che era il responsabile tecnico di tutta l'area, no? E mi disse che voleva fare il mondiale.
E io gli ho detto, ma Lucio, perché ha lavorato con me in Gilera nel cross lui. Dico, ma cosa a caso vuoi fare? Non c'è abbiamo niente, né motori, né niente. Mi fa, andiamo a comprare la Derby. E andarono a comprare la Derby. E c'era Giampiero, ti ricordi, con la famiglia della Derby, sì, una grande azienda, no? Sì, certo, certo. E la comprammo. E poi una volta l'abbiamo comprata e ho detto, adesso che l'abbiamo comprata cosa facciamo? Scusa Lucio, non lo so. Mi fa, guarda, facciamo il mondiale col motore Derby e sulla carena mettiamo Gilera. Te lo ricordi, no? La Madonna, mi ricordo. E io feci un contratto di 3 anni con la Piaggio come coordinatore sportivo esterno, diciamo, no? E poi una volta che corriamo, e con chi corriamo? Che non c'aveva nessuno, caro Lucio. E mi disse, arrangiati, abbiamo fatto un contratto, arrangiati. Indovina la prima cosa che ho fatto? Ho chiamato Giampiero Sacchi, che avevo esperienza con lui ai tempi di Aprilia, con sì, Valentino, il team per, esatto, con Valentino. E lui non lo conosceva, Masut Sacchi, ma chi è? Dico, non ti preoccupare, lo so io. Procurai un appuntamento a Pontedera, che per arrivare a Pontedera bisogna che fai tanta di quella strada che non hai l'idea. E in una riunione con l'amministratore delegato, Masut e me, piacque subito, e non avevo dubbi, no? E gli fu fatto il contratto di responsabile della squadra corse nuova Gilera. E lì nacque tutta la storia. Giampiero te lo può dire. È una chicca che sì, volevo sì. dire. Ecco. Questo mi fa molto piacere. Io, cioè, quando sono iper... ho fatto 6 anni di mondiale, cioè dal 96 al 2001, poi siccome avevo visto che non potevo più raggiungere il mio sogno, mi ero anche stufato, cioè perché ogni anno lottavo sempre, ma alla fine non avevo fatto il salto di qualità che dovevo fare. E Giampiero mi disse, quando tu smetti di correre, tu vieni a lavorare con me. E il 2001, che è stato un anno per me difficilissimo, e decisi di fare basta, cioè dovevo cambiare, che certo. avevo 30 anni, non è che ero vecchio, fatto bene. Però avevo deciso di cambiare questo. Oh, nel 2000 hai avuto anche l'esperienza con Vasco Rossi, tu, eh? Sì, eri sì, nel team di Vasco, è stato, eh? È stato un piacere quello lì, Cristo. Te lo ricordi? Perché oltretutto era un mio... lo ricordo, va bene che pensi che ho l'Alzheimer. Adesso che no, ti ricordi bene, è un po' molto. Di Alzheimer ce l'hai, non ti preoccupare, una punta. No, hai ragione, perché tante cose, cioè, ci devo pensare, ma non per quello, ci devo pensare perché alla fine ho fatto tantissime cose. Comunque con Vasco ci devi raccontare qualcosa, di... perché lì era una cosa favolosa. Veniva quei 4-5 Gran Premi, ti ricordi? Non lo ricordo. Fatemi fare un attimo, fammi fare solo un break, Luca. Un minuto e poi torno a te e ricominciamo qui, dai, da Vasco Rossi e poi ripercorriamo quegli anni di Gilera meravigliosi, anche tristi, perché purtroppo c'è un episodio che ha segnato la tua vita, insomma, la vita di tutti noi, ma la tua particolarmente, perché Marco Cicelli era... un fratello per te, non era solo un amico. Torniamo su se, tra un minuto. Sì. Fassina c'è e riparte insieme a voi, più forte di prima. Come? Con 5.000 auto a stock, nuove, usate, aziendali, chilometri zero. Ma attento, stipulando una polizza furto incendio con Fassina, in caso di furto avrai il valore a nuovo della tua vettura fino a 7 anni. E facendo un finanziamento pagherai dal 2021 e potrai usufruire di un'assicurazione sul credito che ti rimborserà la rata fino a 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro. Incredibile, ma tutto vero! Parola di Fassina, via Arona 15 e via Grassi 98 a Milano. Air Action Vigorsol, keep it fresh. Scopri la nuova Limited Edition. Puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium ogni 15 minuti. Motostar presenta le fantastiche offerte di inizio stagione. PCX 125. Ragazzi, questo è piccolo, leggero, agile, ma è anche molto comodo con questa posizione di guida ispirata ai maxi scooter, quindi un maxi scooter in miniatura. Ad un prezzo veramente incredibile, 2.540 euro più 200 euro di voltura, chilometro zero, colorazione bianco, soltanto 5 esemplari ancora disponibili e poi non ce ne sono più. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282.
questa puntata qua, secondo me, se non ce la bloccassero, la colonna sonora dovrebbe essere... La solita buca nell'asfalto. Tua moglie non ha visto il marciapiede. Il tuo cerchione sembra un calzino sbiadito. Rigenera Ruote Milano. Ridà vita a qualsiasi tipo di cerchione danneggiato con le migliori tecniche mondiali di riparazione e lavorazione. Verniciatura a polvere, diamantatura, rettifica, lavorazioni speciali su auto, moto, auto d'epoca, da competizione e anche camion. Qualsiasi sia la tua esigenza, Rigenera Ruote Milano la soddisferà, lasciandoti senza fiato. Non basta che siano rotonde. Le ruote sono fondamentali per una guida sicura. Affidale a Rigenera Ruote Milano, maestri di professione. Sono Luca, 9000 giri, da 32 anni siamo specializzati nell'ambito delle preparazioni autosportive. Siamo a Milano, in Viale Piceno 3. Da noi potete trovare qualunque cosa vi possa interessare che riguardi potenziamento motore, l'assetto, l'impianto frenante, modifiche estetiche interne e modifiche estetiche esterne. Solo componenti di primissima qualità, le porcherie le lasciamo a casa. Qualunque cosa vi possa servire che riguarda appunto l'assetto, il motore, l'impianto frenante, non esitate a contattarci o direttamente al numero in impressione o visitando il nostro sito www.9000giri.it. Io sono sempre qua, vi aspetto. Ciao ragazzi, eccoci, abbiamo riaperto. Vi aspettiamo qui da Kimoto con imperdibili offerte su tutta la gamma scooter e la gamma moto, promozioni di sconti, accessori e finanziamenti imperdibili. Venite a trovarci, l'emergenza è passata e è ora di rimettersi su due ruote. Ciao! Andiamo in onda, eccoli qua ragazzi, quanti siete, grazie mille per seguirci, ciao Marco, Andrea Rossi. Andrea, ti ha seguito Manuel nella puntata che hai fatto in portoghese con la TV brasiliana, lì ha detto non ha capito niente, ma ti ha ascoltato lo stesso. Ma è una bella cosa, Manuel. Este numero uno, un numero uno. Va benissimo così. Allora Luca, per capire bene quanto ti è servito... quanti sono serviti quegli anni in Gilera per poi arrivare al tuo progetto, no? Ma c'era Vasco Rossi prima. Ah già, è vero, scusami, sono scusa. Perché Luca, perché io lo cazzo in pubblicità perché lui continua a parlare, mi fa delle cazziate, ragazzi, non avete dopo un'idea. Qui è, noi non ci sopportiamo in realtà, è proprio, c'è un brutto effettivamente. Non è vero. È così, è così. Non è vero. di Vasco Rossi. Ma guarda, ti dico, Vasco è venuto pochissime gare, perché come ha detto prima Carlo, sarà venuto 3-4 gare. Poi per me, in quel momento lì, Vasco era un idolo, perché era proprio il cantante che ascoltavi sempre le sue canzoni. Perciò adesso, se ti devo raccontare degli aneddoti strani, non ne ho, perché in quel momento lì ero comunque... ero imbarazzato fondamentalmente. Quando sì, io ce l'avrei, ma non posso. Liscio. E voi andavate a fare festa perché una gara è venuta in Brasile, perciò tu sei andato a fare festa in Brasile, allora... era venuto in Brasile, per cui non dico no, potete capire. Però era venuto forse l'anno prima, non mi ricordo, non quando c'eravamo noi, quando era un anno era venuto, io ho fatto... non lo ricordo, sì io, cioè, quando ho fatto io nel team Vasco Rossi era il 2000. Questo. E comunque era un team dove dall'immagine era stupendo fondamentalmente. E dopo è stato anche un anno di grandissimi risultati, perché certo. Roberto Locatelli ha vinto il mondiale, Simone Sanna ha vinto delle gare che riceve in 5 e io ho fatto delle buone gare in 2.50. Sì. Cioè, sì. Come moto privata, non so, ho fatto diverse volte prima moto privata, insomma. Adesso sì. Non mi ricordo poi il mondiale dove ho fatto secondo o terzo delle moto private. Sì. Perciò comunque è stata una stagione bellissima e dopo avere comunque un datore di lavoro come Vasco Rossi è sempre bellissimo. Che poi guarda, ora ti posso dire un'altra cosa, Bosco, che non pagava lui il team, perché la gente pensava che pagasse lui, no, lo pagava la EMI Record, che era la casa discografica per cui lui cantava. Aveva fatto una grande operazione di marketing, ora lo posso dire.
E lui faceva da testimonial, perché lui anche lui come soldi tira fuori una lira, era peggio dei genovesi e gli scozzesi, non credere. Sì, ma non credere. Che lì il main sponsor della squadra era la Diesel. La main sponsor della squadra era la Diesel. E sì, la Diesel sì, però... era sempre comunque appoggiata a Vasco Rossi, certo, che era il suo testimonial. Bravo, bravo. Cioè, tutto lì era, questo era tutto legato, però comunque bravo, perché di personaggi così ne vorrei tutti gli anni io nel motomondiale. Magari. Perché comunque dal punto di vista di immagine te ne danno tantissima, e anche se per loro, anche se non mettono dei soldi, però portano dei soldi ritornati alla grande altre aziende. In più funziona, funziona. Manuel. Luca, una domanda classica: la gara della tua vita qual è? La gara della mia vita? Sì. Guarda, il mondiale fondamentalmente non c'è stata, perché per me la gara della mia vita, cioè, sarebbe stato vincere al mondiale, dove non ci sono riuscito. Cioè, se vado a guardare, ho fatto delle gare stupende. Nel 1996 ho fatto due volte sesto, una volta in Francia, che me la giocavo con Aoki, Yukawa. Cioè, piloti che comunque poi hanno vinto delle gare, sono stati i protagonisti, e li mettevo dietro e arrivavamo lì. Però se devo dirti, la gara che per me mi è stata quella che mi ricordo ancora, è stata la mia prima vittoria del campionato europeo. È quella... che per me è stato incredibile, quando ho telefonato a casa, perché non è che si vedeva le gare dappertutto, ho vinto, la Madonna, cioè, oddio, a casa ho vinto. Dove, che circuito? Hockenheim. Hockenheim. Ancora l'Hockenheim, quello... del rettilinio... Cioè, del rettilinio che non finiva mai. Esattamente. Prendevi un cigarro e andavi, lo dici tu. Stupendo, bello, questa, bello. Ecco, questa qua una delle emozioni più grandi che ho avuto, per darti un'idea delle gare. Al mondiale, siccome nella mia testa c'era sempre di voler vincere, non mi andava mai bene niente, cioè bella gara, però miseria, bisognava vincere, cioè questo è quello che c'è, perciò alla fine al mondiale non mi sono goduto i momenti come forse era più giusto goderseli, però quelli è sempre uno come ce l'ha in testa. Certo. Io mi arrabbio anche oggi quando facciamo le gare e facciamo secondi, alla fine non siamo contenti, perché comunque bisogna vincere. Quando vinci invece è bello. Questo è il, ma questo qua penso sia la mentalità che ci vuole sempre per fare dei risultati, perché quando ti accontenti non vai da nessuna parte. Luca, Ciccio Lorenzo dice che nel mondiale sono tanti piloti che per loro basta essere nel mondiale, che essere lì, fare il fighetto. Tu pensi anche questo, che sono quelli che, quelli vincenti non sono tanti? Guarda, ha ragione Ciccio, che Ciccio lo conosco benissimo, perché quando Lorenzo è stato il mio primo pilota, quando sono andato a lavorare alla Derby della Gilera, il primo pilota che ho avuto è stato Jorge Lorenzo, Michel Fabrizio e Mattia Angeloni, che è un altro ragazzo che invece non ha avuto la fortuna che hanno avuto gli altri due. Perciò, e Ciccio lo conosco benissimo. Ha ragione, il problema è che oggi tantissimi piloti pensano di essere arrivati perché sono nel paddock del moto mondiale, ma non hai capito che dopo poco si va a casa, se non vai in porta. Devi dare tutto, e questo è un dispiacere per me, perché tanti ragazzi che hanno il potenziale di poter fare e non si impegnano come dovrebbero impegnarsi. Ma poi, lui dice questo anche dei piloti del MotoGP, eh? Sì, soprattutto. Piloto di MotoGP... Credo che se parliamo di piloti, quelli che arrivano nei primi 10, non c'è nessuno che va lì per partecipare, perché arrivare nei primi 10 oggi in MotoGP c'è un livello altissimo, non alto, altissimo. Gli altri sì, ci sono dei piloti che però quelli cosa fanno? Non mi ricordo neanche i nomi, che io ci vado tutte le domeniche, no, lì dentro. Sì. Questo non è cattiveria nei confronti degli altri, però logicamente ci vuole... Cioè, per essere comunque competitivo in MotoGP devi dare l'anima. Quelli lì normalmente, Bosco, hanno papà che hanno un po' di soldi, non faccio nomi, che corrono alla MotoGP. Io non voglio fare nomi, perché non nevicarmi nessuno. E però... ricollegandomi a quello che ha detto Manuel, sulle parole di Ciccio, adesso Manuel tu ti ricordi meglio, ma mi sembra ricordare lui si parlasse anche di Mir. Lui sottolinea Mir in questa... No, io non penso di questo, anche perché secondo me Mir per me è fortissimo quel pilota lì. L'unico errore che ha fatto Mir dal mio punto di vista
è sempre quello di, è passato per la MotoGP e aveva già firmato il contratto per andare in, cioè scusa, era in Moto2 e aveva già firmato il contratto per andare in MotoGP, ancora prima di farmi i risultati. Questo è un errore, perché il periodo che un pilota passa in Moto2, io non voglio che gli passi 10 anni, perché non è questo, però fare un anno, 2 anni, vincere delle gare, essere competitivo tutte le gare, cioè Rins lo rispetto molto di più, perché comunque Rins ha fatto vice campione del mondo al primo anno e terzo e secondo anno, però vincendo gare sempre in tutti e due gli anni. Poi qua c'è sempre fretta a prendere questi piloti giovani, che però gli devi dare il tempo di crescere. Per me questo è uno degli errori per quanto riguarda me, perfettamente d'accordo, un talento altissimo, altissimo, pensa a vincere le gare, no voglio andare in MotoGP, perché ma se non hai vinto manco una gara, ma dove vuoi andare? Questo è il, quello che sbagliano i manager della MotoGP, dal mio punto di vista. Cioè, sì, ma hai ragione. Beh, hai ragione. Però ha funzionato, con Quartararo. Cioè, allora, non è che... Un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora, a Fabio è andata benissimo e io sono strafelice per lui. Però dal mio punto di vista è stato in ogni caso presto, perché comunque lui è giovanissimo, ha 20 anni. E magari si troverà a finire la carriera che non ha vinto neanche un campionato del mondo, uno col talento come lui. Guarda, io gli auguro di vincere 10 mondiali, perché qua stiamo parlando di un pilota, faccio un esempio spagnolo, Tony Elias. Tony Elias è un pilota che doveva vincere i mondiali, vince 25 in 250 e dopo il MotoGP là e l'altra. E fare anche bene in MotoGP, fare bene. Ma lui ha fatto anche bene in MotoGP. Sì, però poteva fare di più. Sì, ma però secondo me gli sono mancati comunque l'autostima e tutto delle vittorie che poteva fare in 125 diventare campione del mondo e in 250, perché non scordiamocelo, quando era in Aprilia in 250 che io c'ero in quel momento lì, sì. Cioè per me è assurdo che uno che vince con l'Aprilia 5 o 6 Gran Premi decida di andare in onda l'anno dopo, ma pensa a vincere campione del mondo, ma dove cavolo vuoi andare? Hanno Luca, delle teste Luca, fatte così. No, perché Tony ha tomato tante decisioni in base al soldi. Lo ha fatto tutta la sua carriera. E lì ha sbagliato, perché era dove mi pagano más? Io vado lì. Lui ha grosso errore, Manuel. Grosso errore. Sì, ma sono i piloti che corrono per i soldi e quelli che corrono per vincere. Se decidi per i soldi è sbagliato. Ma anche perché se tu corri per vincere, tu guadagnerai sempre più soldi. Claro, bravo. Claro. Bravo. Cioè adesso i soldi, quando parlano di piloti, non è che sono pensati con Moto 3. Tu in Moto 2 e Moto 3 devi cercare solo la migliore soluzione per fare il risultato. Dopo i soldi li andrai a guadagnare in MotoGP, perché tanto non saranno i 100.000 euro che ti cambiano la vita, non te li cambiano, no. Perché li guadagni già, non è che guadagni zero e uno da 100.000 euro, magari uno te ne da 100 e l'altro te ne da 200, sto facendo un esempio a caso, ma quei 100 lì non ti cambiano niente. Se tu vinci un mondiale in maniera importante, quando vai in MotoGP non è più i 100.000 euro, ma si parla di milioni dopo. O di più. Bravo. Dopo, cioè, io la vedo così. Poi il problema è che in questo momento qua tutti i piloti hanno solo in mente la MotoGP. Però per me anche in MotoGP dovrò mettere dei paletti. Oh, vediamo quante gare hai vinto nelle categorie minori. C'è una specie di superlicenza. Non è mica una brutta idea, sai Bosco, quella che dici. Cazzo, qua tutti quanti... È difficile perché poi perché il mondiale alla fine magari non può essere neanche composto solo da italiani e spagnoli, no? Il problema è che in questo momento qua ci mancherebbe altro. Ci troverebbe questo qua, perciò dopo alla fine bisogna dare delle chance a degli altri piloti. Il Quartararo che è francese, che è perfetto, che in quel momento c'era già Zarco, però comunque noi abbiamo bisogno di piloti forti in tutto il mondo. Forti però, no che vanno lì solo a riempire la griglia. Io la vedo così. Bello, perciò, come... No, no, che bel modo di pensare, hai ragione. La penso. È il corretto modo di pensare, no. Più che bello è corretto. No, ma io sempre dico, Luca, sta bene avere piloti di tutto il mondo, ma alla fine la gara lo che conta è il cronometro. Sì, sono 10 spagnoli e 10 italiani che sono il più veloce, esa è la legge delle gare. No, ma alla fine c'è sempre uno che vince e uno che fa ultimo, perché l'ultimo può essere anche fortissimo, No, siamo tutti quanti fortissimi, uno di quello lì deve fare ultimo per forza, cioè adesso è normale questo. Allora io ti do pienamente ragione su questo, però secondo me Dorna sta lavorando anche abbastanza bene, perché comunque sta cercando di tirare su dei piloti da tutte le parti del mondo. Molto perché bene. Non è così. Per me un errore che hanno fatto è stato quello di Miller, per me,
Cioè Miller è un pilota che secondo me è un pilota che va forte, veramente. Però lui l'anno che ha fatto in Moto3 è andato fortissimo. Non puoi portarmi dalla Moto3 alla MotoGP. Bravo Luca, bravo Luca. Io l'ho detto mille volte. Dal mio punto di vista, cioè io ti dico come le vedo io, per me quelli sono solo bravo. Cazzate. Cioè, tiri testa o croce che ti può andare bene. E ha rischiato di rovinarlo, oltretutto, Luca. Io sei mezzo rovinato, ti ricordi? Carlo, io per non vuol dire chi ha tomato questa decisione. Io non lo dico. Supo, te lo dico io. Io ti dico che fu Alberto Pucci. E allora è un cretino. Chi l'ha fatto? Non posso credere, ci sta Alberto. È un grosso errore. Grosso errore. Va bene, ricominciamo da tutto, vabbè. Fatemi fare un'altra pausa, poi voglio chiedere a Luca, Moto3, Moto2, MotoGP, secondo te Luca, in quale di queste tre categorie è più importante il pilota rispetto alla moto, o se invece vale in tutte le categorie? Torniamo subito. Dopo ve lo dico. Va bene. Fassina c'è e riparte insieme a voi più forte di prima. Come? Con 5.000 auto a stock nuove usate aziendali chilometri zero. Ma attento, stipulando una polizza furto incendio con Fassina, in caso di furto avrai il valore a nuovo della tua vettura fino a 7 anni e facendo un finanziamento pagherai dal 2021 e potrai usufruire di un'assicurazione sul credito che ti rimborserà la rata fino a 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro. Incredibile, ma tutto vero! Parola di Fassina, via Arona 15 e via Grassi 98 a Milano. Air Action Vigorsol, keep it fresh. Scopri la nuova Limited Edition. Puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium ogni 15 minuti. Affidateci la vostra automobile d'epoca per ripristinarla, restaurarla e curarla come se fosse nelle vostre mani. Solo una persona con il cuore e un'azienda che lo fa con il cuore può fare la differenza. Gasi Automobili. Gasi Automobili. Da Svezia Car sono disponibili le ultime Volvo XC40 spettacolare SUV compatto in pronta consegna con motori benzina e diesel che sono anche immatricolabili autocarro N1 sia con cambio manuale che automatico nelle colorazioni più belle e in tutti gli allestimenti. Vola da Svezia Car prima che le ultime XC40 finiscano. Svezia Car è in via Kulishov 6 a Milano. Il momento, il piacere, il vino, Biasiotto. Buongiorno, sono William Bellini della concessionaria Renault Messe di Monza. Oggi sono qui per presentarvi questo bellissimo chilometro zero, Renault Talisman Sporter. Business come allestimento, ovviamente è un turbo diesel da 150 cavalli. Gli option principali su questa macchina, come potete vedere, sono i fari full LED, Pure Vision, radio DAB touchscreen da 7 pollici e abbiamo il clima bizona, ovviamente con altre dotazioni di serie. Il veicolo, ovviamente come prezzo di listino è 37.800 euro, attualmente applichiamo uno sconto e il veicolo può essere vostro a 25.900 euro. Più ulteriori finanziamenti possiamo applicare degli sconti pari a 2.250 euro. Ulteriori offerte potrete trovare sul nostro sito messa.it. Nel caso potete anche venirci a trovare nei nostri sedi di Monza, Vimercate e Merate. Vi aspetto! In onda ragazzi, io vi chiedo scusa a voi che ci sopportate da quasi tre mesi abbondanti, forse vi chiedo scusa, continuano a parlare di robe interessanti, lo fanno durante la pubblicità sottraendovi delle informazioni importanti e lasciandovi così nella vostra ignoranza, che è proprio bastardo che sei, che bastardo. Paddock da 20 anni e Loretta la canale da 3 mesi, è veramente, il nostro spirito è l'ignorantitudine, a noi ci piace così. Raf, prima di tornare alle moto piloti, Raf ti dice: Bob,
cosa importantissima, molto tecnica, mi raccomando, attenzione, concentrati Luca, chiedi a Luca se si ricorda la frittura di pesce da nuvola. Io ti porto questa domanda molto tecnica. Sì, sì, è un locale del mio paese dove si eccolo qui, visto che se la ricorda. Chiedo scusa per questa divagazione culturale e direi invece la domanda sul in quale categoria secondo te, Luca, ammesso che ci sia una differenza, conta di più il pilota della moto, conta di più il pilota, diciamo. Allora, dove conta di più il pilota? Sicuramente su vai con i cavalli è più importante il pilota, perché tanto cioè, l'esempio banale è che se andiamo a fare una gara con gli scooter andiamo tutti quanti allo stesso livello, se tu aumenti la potenza poi ci vuole sempre di più il pilota. In questo momento qua la Moto3 è fondamentale avere una moto veloce, e cioè che sia molto veloce per vincere. In Moto2 per me questo è già molto meno, anche perché i motori vanno quasi tutti uguali. La Moto2 è la categoria dove il pilota, cioè, deve mettere proprio tutto quello che ha nel sapersi gestire per quanto riguarda le gomme. Le moto vanno praticamente tutti quanti uguali, i telai sono tutti più o meno nello stesso livello, perciò se devo dirti dove ci vuole più il pilota è la Moto2. Però non dimentichiamoci che poi andare in MotoGP là ci vuole il talento puro per vincere, perché là senza talento non vinci. Diciamo che un bravo pilota in Moto2 che lavora al 100% su tutto può essere competitivo. Un pilota con un buon talento, medio talento in MotoGP non potrà mai vincere, non credo neanche che possa arrivare nei primi 5 col livello che c'è oggi. Luca, e adesso Manuel, prendimi pure in giro. No, è vero, hai ragione. No, la mia domanda è: in Moto3 bisogna aggressività? Il pilota per fare meglio che gli altri, per uscire davanti agli altri, bisogna essere aggressivo? Guarda, la Moto3 in questo momento qua è la categoria che mi piace meno di tutte, perché quando vado a vedere i tempi, che guardo la gara, guardo i tempi, che il 15esimo, il 20esimo fa il giro veloce in gara, c'è qualcosa che non va per me. Io non ho mai visto delle gare fatte così. Dopo, quello che vince comunque è forte in ogni caso, perché comunque sa gestire una bagarre con 20 piloti. Bravo. Cioè, questo. Però, onestamente, mi piace molto di più le gare che c'erano una volta. Sì, c'era il gruppetto di 4-5 piloti, ma quei 4-5 piloti lì se le davano a non finire. E quelli che erano quindicesimi prendevano un secondo? No, girano più forte del primo. Io non ho mai visto in una gara di asciutto, cioè sto parlando di condizioni normali, uno che parte dai box e vince. In Moto3 sono riuscito a vederlo con Binder. E sono rimasto basito, perché non è possibile. Non è possibile vincere con distacco, perché se ne va via, cioè vuol dire che tu sei... Sì, è quasi impossibile con la Moto3. Un extraterrestre. No, cioè, ma è perché i piloti fanno la gara andare sempre più piano, perché aspettano gli ultimi due giri per andare forte. L'ultimo pilota che ho visto che faceva comunque delle gare abbastanza aggressive è stato Martin. Che comunque in Moto3 riusciva anche a scappare. E poi il pilota invece prima, che era Mir, che come ti ripeto, che parlavamo prima, per me Mir è un gran pilota. L'unico errore per me, dal mio punto di vista, e a non aver fatto per bene la Moto2, punto. Perché se lui avesse fatto 2 anni in Moto2 sarebbe probabilmente diventato campione del mondo e sarebbe arrivato più pronto in MotoGP. D'accordissimo al 100%, Luca. Io le vedo così. No, no, anch'io. Okay. Non è che se le vedo anch'io è una medaglia d'oro che ti do, però la penso come te, capito? Mi fa molto piacere, che perché comunque un po' di esperienza più di me ce l'hai. Qualcosina, purtroppo. Andrea D'Asti vi chiede se ogni tanto vi sono capitati dei piloti tra le mani che andavano forte, vi siete resi conto che andavano forte ma li avete dovuti scartare per questioni di budget, perché non hanno la valigia al seguito. Funziona ancora così o se uno va forte lo portate a casa e dopo il problema lo risolvete? Come funziona? Guarda, in questo momento qua non è la politica del mio team o la mia, perché non è che i soldi non servano, è che per me un team deve lavorare col proprio budget, non col budget del pilota quando è il campionato del mondo, perché comunque sei già arrivato a livello alto e questo non ci dovrebbe essere neanche un team che vuole i soldi del pilota per correre, perché quelli lì è quello che rovinano tutto. E poi in primis si rovina il team, perché il team si è sempre attaccato a quello che porta il pilota, prima o dopo finisce,
perché non ha continuità. Cioè, il team deve lavorare con i propri sponsor e cercare di prendere i migliori piloti per andare avanti. Solo in questa maniera qua si alzerà il livello e si troveranno sempre piloti più forti, perché secondo me di piloti con la valigia che vanno forte ce ne sono pochi. Pochissimi. Pochi. Mentre piloti che vanno fuori non c'hanno lire, ce ne sono di più. Anche perché, siccome sanno che la loro unica opzione per venire fuori e essere qualcuno, forte, perciò danno il 110%. Questo è, almeno, dico sempre, quello il mio punto di vista. E dopo, guarda, Luca, mi ha attaccato, devo stare attento. Ti do tanto ragione che mi verrebbe da raccontare delle storie che abbiamo fatto assieme con un pilota che si chiama Fenati, guarda, che è una cosa che bisognerebbe raccontarla, perché guarda. No, io voglio, perché è stata una delusione unica per me. Due parole le posso dire, ma due parole. Io in quel momento, 2 anni fa, la mamma di Fenati mi ha chiesto la fallita manager, di dargli una mano, no? E Luca era appuntato tutto su Fenati, lo voleva nella Moto2 e secondo me era la scelta della carriera di Fenati per ritornare a vincere, perché è fortissimo, Luca lo sa. E il contratto l'avevamo già fatto, oltretutto. Non ti dico che c'era la firma, ma c'erano persino il numero di passi. Solo la firma che lo spedisce. Esatto, i cioccolatini, c'era tutto. La mamma o non so chi. Ma io non sono stata coinvolta e saltò. Forse ti è andata bene perché hai preso di Gian Antonio, non lo so. Però se stava con te, lui vinceva il mondiale, se lo giocava tutto ed era la svolta della sua carriera. Guarda, la voglio raccontare perché tanto me ne frega, capito? No, è una cosa che non la sa quasi nessuno, eh. È stato incredibile, ci eravamo già dati mai visto mano, un affare del genere. Dati la mano con Romano. Mai visto. Perché pazzesca. Io avevo la lista, avevo tutti i piloti che volevano venire e in quel momento ho detto, oh, dovevamo decidere la gara prima. Mi sembra eravamo a Bordeaux in Austria, adesso non mi ricordo una delle due. Perciò, oh, se mi dici che va bene così, non è firmato che te lo deve firmare la mamma, e siamo a posto, ci diamo la mano, a posto. Allora dico c'ero anch'io, che, c'era anche Marta, la tua moglie. Sì, tutto, a posto, perfetto. Basta, per me è chiusa, quella parentesi lì è chiusa completamente. No, ma chi l'ho raccontata come aneddoto, ma l'ho raccontata io. Immagino. Andiamo avanti. Peccato comunque, peccato. Luca, un obbligo, sapere come tu hai resuscitato a Fabio Quartararo. Che è successo? Lui era un pilota perso e tu l'hai recuperato per il mondo. Fabio è, tanto lui è un talento altissimo, perché il talento di Fabio è altissimo. Il problema è che qua tutti i team pretendono dei risultati da dei ragazzini. Perché alla fine Fabio è un bambino, era un bambino, capito? Questo è il problema numero uno. E tu a un bambino, se lo fai giocare, e comunque non è che gli devi regalare le cose, però gli devi far capire che il metodo di lavoro, il metodo, se tu gli spieghi a uno il metodo di lavoro, perché il problema è che qua dentro ci sono tanti team che non hanno un'idea loro come funziona, questo è il problema. E perciò mandano il pilota, se hanno il pilota con l'esperienza non c'è problema per il risultato, hanno un pilota giovane, fanno fatica. Cioè, premetto anche lì, la mia fortuna è stata, negli anni passati, che sono andato a lavorare con dei piloti giovanissimi. Il mio primo pilota è stato Jorge Lorenzo, che aveva 14 anni, perciò ho imparato tantissime cose da loro. E comunque degli errori sono stati fatti in passato e cerchi ogni anno di fare sempre meno errori. Con Fabio è stato solo la gestione di gestire il suo talento. Guarda che noi le prime due gare non abbiamo preso i punti, ma non c'è stato un minimo problema in squadra, perché noi sapevamo che lui sarebbe arrivato. Perciò calma, non prendi i punti, non c'è problema. Non è importante da dove parti, ma sempre dove arrivi. Dove parti non conta niente. Possiamo partire dal 30° posto, l'importante è arrivare a vincere. Hai un pilota che parte dal 5° posto, ma dopo 5 anni fa sempre quinto, cosa serve? Niente. C'è questa visione che uno deve avere. E poi, quello che secondo me c'è sempre da parlare con i piloti, è sempre quello che la moto è l'ultimo problema. Il primo problema, cioè, pertanto ci vuole il pilota, poi ci vuole la squadra, e il pilota è il capo della squadra, perciò deve essere lui bravo a creare deve comandare un luogo del lavoro dove tutti, sì, però comandare, farsi aiutare, non farsi, cioè,
il pilota è sempre lui quello che tiene il timone in mano e deve capire dove vuol portare la barca fondamentalmente. Ecco, Fabio è stato così, poi io sono molto fortunato perché dietro la squadra abbiamo delle bravissime persone dove sono molto bravi anche loro a gestire il pilota, ma principalmente tu lo devi aiutare all'inizio, quando lo vai a prendere devi dar fiducia. Manuel, tu mi hai parlato di Quartararo, no? Che poi alla fine siamo riusciti a fare delle cose belle, ma non quanto volevo io, perché per me, se lui restava un altro anno con noi, vinceva mondiale. Per me ci giocavamo sicuramente il mondiale, e non ce n'era perché Fabio vabbè, te lo giocavi, era fortissimo. Certo. Sì, era fortissimo. Ma quando ho preso Navarro, che tutti quanti ridevano, vero. No, ditemelo voi, no? Cioè, sì. Cavolo, perché poi io delle volte, cioè, tutti quanti mi sparano contro, io che te devo dire? Ma Navarro, l'anno che ha fatto in Moto3 insieme a Fabio Quartararo, la prima metà di stagione era più veloce Quartararo, la seconda metà di stagione è sempre stato più veloce Navarro. E questo, la gente come fa a scordarsele queste cose qua? E dopo deve capire anche tutta la storia che ha avuto dietro il pilota, perché un pilota come Fabio, io ho avuto la fortuna di conoscere anche la sua famiglia dopo, bellissima, cioè durante l'anno, perché bellissima. Sono bravissime persone, bellissima. E ti posso assicurare e giurare che prima della stagione tutti quando mi parlavano dei genitori da tenerli, ma va, papà è simpaticissimo, papà è tranquillissimo, bravo. Allora, sfondi la porta aperta, cioè per me la famiglia di Fabio è una bellissima famiglia, conosco bene, e questo mentre prima se, cioè, e devi sempre capire con che pilota hai a che fare, il carattere che ha. Tu devi essere bravo, la squadra deve essere brava a tirare fuori il 100% dal pilota. Scusa, penso che sia come tutti gli sport. Oltretutto, scusa Franco, una cosa. Fabio è stato uno che ti ha seguito tanto anche tecnicamente. Perché se non sbaglio, non mi ricordo, tu che sei un amante del carbonio, diciamo... Sì, come no, Fabio era quello che correva con la roba del carbonio e gli altri no. Sam Lawson non ci voleva correre, se non sbaglio. O dico una cazzata. Sì, ma no, non dici cazzate, perché il problema della maggior parte dei piloti qual è? Che loro vedono vincere una roba e per loro vince quella. Cioè oggi ci sono tutte Calex al mondiale, no? A parte noi che siamo adesso in quattro, ma il pilota fa prima e ultima. Ma qual è la differenza? La moto è quella. Per quello io quando parlo col pilota, cioè quando ho preso Fabio, lui aveva fatto un inizio di mondiale ottimo con il team Estrella, la metà stagione in avanti un pseudo disastro, sì. È andato con il team Leopard ed è andato malissimo, cioè inutile che giriamo in no, malissimo, è andato malissimo. È andato da Pons in Moto 2 e il miglior risultato credo sia stato un sesto posto, sì, sul bagnato, non mi ricordo. Cioè io quando l'ho preso, io ho detto a Fabio, io ti prendo perché io so che tu vai forte. E ti prendo perché tu so vai forte. Però ricordati che quest'anno tu sei venuto pianissimo e avevi la moto che in un team dove male che vada fanno nei primi tre del mondiale. E la moto è quella che vince il mondiale. Perciò bisogna solo lavorare su te stesso. Punto. Il pilota quando capisce questo, comincia a fare risultati. Però perché ti ha seguito tecnicamente, Bosco. Sì. Allora, quello che tu parli, esempio, il capotecnico che lui aveva, che è Eros, che è con me da 11 anni, cioè che è nella vita, è con me, praticamente, noi siamo sempre stati pro il carbonio, guarda che anche l'investimento nostro è molto importante, capito? Cioè noi è dal 2012 che corriamo col forcellone in carbonio, qua cazzo, parlo della MotoGP che corre col forcellone in carbonio, cioè, qua ci correva l'Aprilia negli anni 90, col forcellone in carbonio, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, se non mi parla di tecnologia che venga giù dallo spazio, No. Cioè, capito? Perché quando parli con me dici, sì cavolo, io correvo con l'Aprilia nel 1998, no, 99, avevo il forcellone in carbonio, no, ma voi avete iniziato prima, io ce l'ho avuto dopo, che erano fatto 2 anni di Honda, no, Carletto? No, Madonna. Madonna. Non ne parliamo, chiudi la parete. Non importa. Comunque ho fatto 3 anni di Honda, ma non importa. Comunque quando sono tornato c'era il forcellone in carbonio, ma usavamo, cioè, siamo nel 1990, cioè l'altro secolo che hai visto. Cioè, perciò oggi quando uno parla di forcellone in carbonio, che pensa che sia... cioè non so che sia venuto giù dalla NASA, ma di cosa stiamo parlando? Allora in Aprilia dove erano? Erano già loro su Marte? Probabilmente sì. Infatti guarda Luca, una delle domande che mi hanno mandato in apertura è, ti chiedono quanto c'è di Aprilia e di quell'amore che evidentemente tu hai e della conoscenza che hai di quella moto nella tua speed up, per cui confermiamo che tu
Le spin-up, sì, aspetta, lo scrive, te lo chiede Steven, cioè, ma lui le moto sono le spin-up, le fa molto scuro, sì, è la tua società e vince con quelle moto lì. Però devo tornare un attimo indietro sul pilota, perché tu ci hai fatto questo quadro di Quartararo meraviglioso, per cui di pilota mi hai fatto pensare quando hai detto il pilota è il capo della squadra, no? Per cui hai parlato poi di Quartararo, della famiglia, del clima favorevole che si è creato con lui, però pilota, capo della squadra, tu hai avuto anche Iannone, per cui io la tocco piano, cavoli. Con la vacca. Scusa, è un tema. Qualche volta c'ero anch'io nel box con Iannone, facciamo un Bosco, ci guardavamo. Questa l'ho toccata veramente piano, allora ti lascio. No, c'è poco da dire. Allora, per me Andrea non ha vinto niente di quello che poteva vincere. Niente, perché alla fine, bravo, se vai a contare le gare che ha vinto, le conti sulle, bravo, dita delle mani. Che è ridicolo, no? Per me, per il talento che aveva. Adesso non so neanche realmente cosa potrebbe fare, perché poi è così. Però nel 2010, perché io nel 2010 dovevo fare il Mondiale Moto 2 con le Aprilia. Perché la prima, ti ricordi, due, no? A novembre ti avevano detto che non c'erano le moto. A me mi ricordo ancora quando mi ha chiamato Gian Piero, mi ha detto: Luca, sediti un attimo, perché è successo adesso. Beviti un po' di whisky. Era che ha deciso che non si fa più la moto 2 in Aprilia. Non si fa più la moto 2 in Aprilia. A novembre. Abbiamo già fatto tutto a novembre, ma... Cioè, e le moto erano state montate, ho lavorato in Aprilia fino al 31-12, fondamentalmente nel 2009, ero lì e le moto le ho viste finite. Cioè, non è che la moto era una fantasia o non è stata fatta, la moto era finita completamente. E ci pensi, adesso cosa andiamo a raccontare a chi abbiamo chiesto i soldi? Cosa andiamo, e con che moto andiamo a correre? Perché poi, cioè, il 2010 è stato un anno a dir poco pazzesco dal mio punto di vista. Guarda, parlavo proprio questa settimana qua con uno dei meccanici che è con me, perché fondamentalmente la squadra, l'ossatura e tutto quanto, è la gente che lavora con me da 10-11 anni. E parlavamo proprio questa settimana qua, che guardavamo le moto la 2010 e dicevamo: minchia, quanto le abbiamo passate con quella moto lì. Ah, quello è stato pazzesco, eh. Sei dovuto andare con l'FTZ, come si chiamava? Con l'FTR, no, ma aspetta. Allora, siamo andati a vedere, io ero su una gara di campionato spagnolo e là correvano con la Moto 2. Allora c'era l'Harris, c'era la Moriwaki, c'era le Suter, c'era questa FTR che a me piaceva, che dopo alla fine la scelta è stata quella su quella. E alla fine, ma che moto prendiamo? Io quando guardavo le moto non ce n'era niente che fondamentalmente mi piacesse. Quella che mi piaceva di più era quella lì. Con Marta, mia moglie. Oh, te lo stavo dicendo, con Marta si è andata a vedere lo stabilimento. È roba da... Sì. Cioè, pazzesco. Sono andato su all'inizio di dicembre, di gennaio, che sarà stato il 3 o il 4, è l'8 o il 9, sono andato su con la squadra dove hanno deciso di fare le moto lì, che loro le hanno fatte con nostre specifiche, perché la moto già nel 2010 si chiamava Speed Up perché era fatta con le nostre specifiche la moto. Cioè, ci facevamo costruire da loro il telaio, il forcellone e il serbatoio. Tutto il resto della moto lo facevamo noi. Cioè, dai link alle piastre di sterzo, alla carenatura, l'aerodinamica, il radiatore, tutto quello che c'era attorno alla moto, escluso questi tre particolari. Perciò anche a FTR io sono stato il primo ad andare su a comprargli la moto e comunque a mandargli un bonifico di 150.000 euro a uno che quando abbiamo visto lo stabilimento dicevamo: ma ci faranno qualcosa o se li tengo al banco? Perciò poi è stata un'avventura, perché siamo andati a fare il primo test e perdevamo le carenature per strada. Il mio capo tecnico che mi voleva sparare, perché la decisione l'avevo presa io, non di prendere quella roba lì. Allora c'era un altro test, andare a fare a Gera, eccetera. No, a casa tutti. Allora abbiamo preso da Valencia, siamo tornati a casa, abbiamo visto tutto quello che c'era da rifare, perciò praticamente giorno e notte andavano a casa alle 3-4 del mattino e tornavano alle 8 a lavorare in capannone, perché c'era di tutto da costruire, di tutto, perciò devo dirgli un grazie immenso per quella roba lì. Abbiamo rifatto in 3 mesi, Calletto, abbiamo rifatto tutto quello che c'era attorno alla moto. Ah, immagino. Siamo andati in Qatar, comunque Iannone è andato pianissimo. Però
lui non capiva che era un debuttante e che non aveva capito i quattro tempi. Perché tal Maxi, che aveva un po' più di dimestichezza, aveva fatto nono a pochi secondi del primo. La seconda gara, che era Jerez, anche lui gli ha fatto nono a pochi secondi del primo. E Iannone, dopo la gara, viene, aspetta, il manager papà, perché qua bisogna... No, era Marchionne, Marchionne, come lo chiamo io. Cazzo, è venuto lì e mi dice che non andava bene niente. Il capotecnico... mandalo via! Il tecnico delle sospensioni... Per piacere! E poi la moto... Che moto, Le parole mie sono state: guarda, io adesso devo andare in aeroporto. Devo andare in aeroporto, fammi sapere entro mercoledì se vieni alle Mans. Vado via. Mezz'ora dopo mi chiama il capotecnico e mi dice: ma come hai licenziato il pilota? No, guarda, questo qua vuole licenziare la squadra, buttami la moto. Che cazzate ti sta dicendo questo qua? Sì, era di Francia e ha fatto quarto a 5 secondi dal primo. Siamo andati al Mugello, ha vinto la gara e a metà gara aveva più di 10 secondi di vantaggio. Ti fa capire la... Sì. Ti fa capire, insomma, il personaggio. Ok, va bene. Tutto ti fa capire il personaggio. Esatto. Fatemi fare un'ultima pausa, poi vi sentivo parlare prima di Paul Espargaró e qui hanno litigato, ve lo dico ragazzi perché io questi segreti a me piace spertegarli in giro. Hanno litigato Pesino e Bosco Oscuro pesante, sono volate delle molto pesanti. Sì. Stracci. Putto in bocca. Uno in Veneto e l'altro in spagnolo, sono volati veramente. Per cui non perdetevi, torniamo tra un minuto. Fassina c'è e riparte insieme a voi più forte di prima. Come? Con 5.000 auto a stock nuove usate aziendali chilometri zero. Ma attento, stipulando una polizza furto incendio con Fassina, in caso di furto avrai il valore a nuovo della tua vettura fino a 7 anni e facendo un finanziamento pagherai dal 2021 e potrai usufruire di un'assicurazione sul credito che ti rimborserà la rata fino a 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro. Incredibile, ma tutto vero! Parola di Fassina, via Arona 15 e via Grassi 98 a Milano. Ducati Milano, due sedi, questa nella quale mi trovo, Sesto San Giovanni in via l'Italia 476 e l'altra sede a Milano in via Ammiano 1. Da noi potete trovare tutta la gamma in esposizione, moto disponibili per i test drive e una vasta scelta di accessori e abbigliamento. Inoltre consultate anche il nostro sito ducatimilano.it per visionare le molte moto di occasione che ogni settimana generano i nostri saloni. Visitate anche i nostri canali social, Facebook e Instagram. Ciao ragazzi, Motor Times, Saronno e Legnano vi ricorda che Yamaha ha una gamma di scooter piccolini chiamata Urban Mobility con cilindrate che vanno da 125 a 155, due ruote e tre ruote, sulle quali Yamaha ha in campo proprio adesso per la battaglia che dobbiamo affrontare un finanziamento di 3.000 euro TAN 0 30 mesi, poco più di 100 euro al mese, tu hai in mano il tuo scooter, si parte dai 2.700 euro fino ad arrivare ai 4.800-4.700 del Tri-City 125, racchiuso in queste cifre c'è il mezzo che potrebbe risolvere molti problemi. Vi aspettiamo a Saronno a Legnano, ma se non volete venire possiamo fare tutto da remoto con telefono, mail e possiamo anche consegnare a domicilio. Mi può ricaricare l'auto? Ma perché andare così lontano? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now. 100% elettrica, 100% per la città. Smart. Scoprila su smart.com. Anche for four e cabrio. Per la tua Smart scegli la grande famiglia Venus.
hai una Jeep, questo è il tuo paradiso. 4-Wheel Drive Italia. Trovi pneumatici off-road di tutte le marche principali, abbigliamento e gadget ufficiali Jeep, prodotti su misura come alberi di trasmissione a doppia crociera e distanziali o paraurti heavy duty, omologabili di produzione italiana e di altissima qualità. Servizio tagliandi, modifiche, preparazione ed assistenza tecnica presso le officine di 4-Wheel Drive Italia a Milano e a Roma. Aggiungi solo la tua Jeep, a tutto il resto pensa a 4-Wheel Drive Italia. Ci siamo? L'avvocato, tirate allo straccio. Siamo in onda. Siamo in onda, siamo in onda. Cos'era quella molletta lì? È la molletta degli stracci che passa di qua da parte di Manuel per Bosco Scuro. Ti fermo. Intanto vabbè, abbiamo il Veneto scatenato, è Moreno, dice ma che meraviglia, finalmente un accento veneto dopo il genovese e lo spagnolo. È una adorabile. Ciao Moreno. Allora, sì, si sono ancora scontrati, ragazzi, devo dirvi, Pessino è l'argomento ancora lì, Espargaró, Pessino Bosco Scuro con Pernat cercava di mediare, è arrivato a... Franco, io non mi ricordo di niente, Devo dirti, queste cose non posso tenere... Allora, no, sulla questione Espargaró, che è una questione assolutamente... Attuale, di attualità, scusate, mi sono incasinato perché... Mi è arrivato un messaggio che mi ha distratto e dopo vi dico qualcosa che riguarda appunto il tema Espargaró, però voglio capire perché stavate litigando, Manuel. Cosa hai detto su Polisio a Luca che l'ha fatto inalberare? Perché io credo che ho sentito che Luca diceva che un pilota deve avere un'esperienza di vincere, per stare in una squadra, non so, importante, no? Lui ha menzionato Amir. Tu hai detto Mir, non so che. Ok, e adesso arriva un pilota all'equipo numero uno del moto mondiale che il suo meglio risultato in MotoGP è un podio. Allora, io ti dico che Paul, per me dal talento che ha lui, non ha fatto pochissimo in MotoGP, ma perché secondo me non era ancora maturato bene. Io negli ultimi due anni, che Paul lo conosco bene perché lui ha corso nel mio team e lui ha corso anche in 125, perché ti dico anche un'altra cosa, nel 2006 io chiamai il team Campetella e gli dissi: ho un pilota fortissimo che era Paul Espargaró, che vinceva tutte le gare del CEV, da mettere al mondiale. Ha dato a casa Iannone e adesso con l'Espargaró a finire il mondiale. Per darti un'idea quanto io in tantissimo. Dice, lui non ha fatto, è vero. Comunque lui è uno che ha vinto delle gare in 125 contro Marc Márquez. Ha fatto delle gran battaglie con Marc Márquez, facendo seconda mondiale dietro di lui, e l'anno dopo è stato campione del mondo in Moto2. È vero, quando è arrivato in MotoGP, dal mio punto di vista, non ha fatto quello che doveva fare, ma perché non era maturo in quel momento, cioè no, almeno questa è l'impressione che ho avuto io. Luca, cosa mi dici? No, io ti dico, che differenza ha entre Paul Espargaró e Andrea Iannone? Perché Andrea Iannone ha sido il nemico numero due, sì, Paul ha sido il numero uno, e il numero due di Marc Márquez e le cilindrate inferiori, corretto? No, come no? Come no? Andrea era... Anche battuto, Marc, dai, Bosco, perdona, sì. Quante gare ha vinto gli anni 2? Marc, 5 gare. Marc sempre ha detto: no, aspetta, parlo contro Marquez, io 5 gare. Io non so il numero. 2000, io non so il numero. 2011, 2012, te lo dico perché me lo ricordo io. Ha vinto 3 gare. 2000 ma non sono mica poche, Bosco. Non sono poche contro Marquez, eh. Ma in due anni. Vabbè, non sono poche. Se tu guardi Paul Espargaró, ha vinto di più, allora io ti dico. Tu dici, Marc, che non si può comparare Paul Espargaró con Andrea Iannone. Allora, guarda, stiamo parlando comunque di due talenti molto alti, di ottimi talenti, cioè di talento. Dopo, però vedi, uno è riuscito a diventare campione del mondo e a lottare per stare davanti. L'altro
ha sempre up and down, perché la gara di Andrea tu te la puoi aspettare di Iannone che arrivi a vincere, e la gara dopo che fa decimo. Sì. E qual è il motivo? E questo qua non è un problema di moto, perché questo qua sono solo stupidaggini che hanno in testa i piloti, perché tu devi guardare i piloti forti. Come è possibile? La moto di Valentino Rossi è sempre al 100%. Andiamo Valentino Rossi al tempo, ai tempi veri. O Mark Marx l'anno scorso per risultato ha fatto secondo. Cioè, questo per me, poi comunque i piloti forti stanno sempre davanti, sempre davanti. Questo è. E invece uno che fa su e giù, no. Dopo anche l'anno che per me non è andato in Suzuki, no, gli manca, ma non vuol dire che gli manca il talento, gli manca tutta la gestione. Poi le persone che intorno, non lo so, il suo cervello che non ce la fa, non lo so, cioè adesso qua non è che voglio... Ha avuto un manager del cavolo come me, ha avuto un manager del cavolo come me. Ma caro, diciamo che il manager è stato molto bravo a convincere gli altri a prenderlo, perché secondo me anche convincere i seguiti a prenderlo... Vabbè, poi ti pago la percentuale, va bene. Cioè, convincere la Suzuki a prendere Iannone, cioè quando l'ho visto ho detto, ma qua c'è qualcosa che non va. Il manager a Carletto... Ma Luca, sai lo che succede? Che il concetto di un pilota forte è differente il tuo e il mio, perché tu parli di un pilota forte come un tutto. Per me un pilota forte è quello che va veloce. Sì, ma tu, come fa ad andare veloce, tu, Manuel? Fermo, fammi rivedere Manuel, fammi rivedere Manuel. A chi? Che non te vedo. Allora, Manuel, tu adesso... Quando io ho preso Quartararo, cosa mi dicevi alla strada che abbiamo fatto in Argentina insieme? Non tengo memoria, dimmelo tu. Ah, quando dici delle cazzate non tieni memoria. Bravo. Dimmelo tu, che io... non me ricordo. No, ma non è un problema, perché quando tu vai a prendere sempre un pilota che non ha fatto il risultato, per me, allora, per fortuna mia almeno fino ad oggi, sono stato fortunato, tu, quando vedi il pilota determinato talento, cioè devi solo capire come tirare fuori il 100% da quello. Dopo ho sbagliato anch'io su tanti altri piloti, e io ho preso Danny Kent che ero convinto di riuscire a svegliarlo, invece un pilota che non ti vuole seguire perché lui ha la sua testa, la sua idea e basta. E quindi sono piloti che a un certo punto io ti lascio andare a casa, basta, vai a casa. Pensa, ti apro una parentesi, Bosco. Kent ha rischiato di andare alla Pramac, te lo ricordi, che aveva già il contratto, roba da matti. Chi? Roba Kent, da, tu non lo sai. No, Danny... ora te la racconto. E Bosco lo sa, Kent si era innamorato Guidotti, qualcuno di loro, non lo so. Gli avevano fatto un contratto di 2 anni. Poi intervenne qualcuno a dire, ma che cazzo fate? Ma c'era già, Bosco, ti ricordi? Sì, mi ricordo, che manca lì. Perché Danny Kent è sempre stato veloce come pilota, però sempre con degli alti e bassi. L'anno che è andato in Leopard, la squadra è stata molto brava a farlo vincere, aveva paura a farlo rendere, perché qua bisogna dare dei diti alla sì, perché poi alla fine si è cagato sotto, cioè, non ricordi le ultime gare, perché lui doveva vincere il male ad Arago e si stese all'ultima curva guardando indietro, ma da matti tra virgolette, però ma lì la vinse la squadra, hai ragione te, queste sono le storie delle gare. No, la squadra comunque ha un valore altissimo, cioè la gente non pensa a questo, perché forse non capisce. La moto è sempre l'ultima di tutto questo. Pilota, squadra e moto, logico, se poi non hai la moto non c'è, però se non hai questa, hai in mia, è impossibile vincere. Se manca qualcosa di questo non vinci, ma principalmente il pilota. Luca, ascoltando quello che dici, ci sono 2 team adesso in MotoGP per chiudere la prima, speriamo, se tu non hai voglia di supportare. No, devi tornare, abbiamo tutta una storia, siamo all'inizio. Ci sono 2 team in MotoGP a questo punto, nei quali l'atmosfera, questa squadra, no? Adesso c'è il discorso di Valentino Rossi con Petronas, c'è quello di Marquez con HRC, perché alla fine il team Repsol, insomma, qualcosa dovrà succedere nei prossimi giorni. Sì. Perché nessuno ha più parlato, qua si tratta di capire chi ha fatto questa mossa qui, perché è una mossa che comunque sicuramente i due fratelli Marquez non penso abbiano apprezzato tantissimo, però vedremo chi è stato a fare che tipo di mossa, perché le ipotesi possono essere tante. Ma allora, intanto secondo me c'è un'altra cosa da dire, che qua è facile adesso parlare di questo, ma il problema è che Alex Marquez l'hanno preso a mondiale
cioè nel senso che aveva già fatto tra due e Lorenzo doveva rimanere in MotoGP. No. Poi Lorenzo si ritira a Valencia. Per me la Repsol che ha preso Alex Marquez ha fatto benissimo, perché comunque stiamo parlando di un pilota due volte campione del mondo che quell'anno lì ha vinto 5 gare. E fin qua sono d'accordo. Fino a qua siamo tutti d'accordo. Vale. Poi il contratto di un anno. Poi siamo d'accordo. Che magari adesso io non lo so se quello che leggi sui giornali c'è qualcosa di vero o sono solo cazzate, perché qua chi è che lo sa se è vero o no? Chi è qua che ha... Sei sicuro tu che hai letto che sia vero? Che sì, è vero, è vero. Vuole Spargarò. È vero. Sì, vabbè, è verissimo. Io ti dico che per me la Alex Marquez, per avere meno pressioni di tutte, dovrebbe essere un team satellite come quello di Cecchinetti. E siamo d'accordo anche qua. La possibilità qua di crescere. Se mi dici però qual quest'anno è stato l'errore... L'anno scorso ti dico l'errore per me è stato non prendere Cecchinello e metterlo di là e mettere Alex Marquez da Cecchinello, solo questo. Bravo. Solo questo. Però poi c'è tante cose da dire, perché probabilmente anche il team di Cecchinello avrà avuto i suoi impegni con gli sponsor. Andare a vendere un rookie o andare a vendere uno che comunque fa sempre 2-3 podi l'anno non è la stessa cosa. Mentre oggi se lo fanno adesso qui cambio qua anche il team, ma non è il modo, gli sponsor e tutto Bosco, non è il modo, destabilizzano, sono la d'accordo squadra con te, però io ti... ok, sono d'accordo con te, però non lo so quali sono gli accordi tra di loro, perché qua mi verrebbe capire anche cosa pensano loro, perché tu hai letto una dichiarazione di Alex Marquez che ma è quello bene che preoccupa, quello se è il silenzio. Se fossero d'accordo l'avrebbe fatta la dichiarazione, claro, è contrario. So Bosco questo. Non lo so, perché non lo so. Di fatto, dal mio punto di vista, a fianco di Marquez devo mettere un pilota vero, perché se domani sfortunatamente Marquez si rompe un dito, l'HRC fa 20ª. Cioè, non lo so quanto forte andrà Alex. Sì, ma il problema, Bosco, che hanno deciso adesso, senza vedere Alex cosa fa. Cioè, non puoi farlo adesso. È come dire, tu non sei il pilota per noi il prossimo anno. Come cazzo fa un pilota a correre? Bosco, gliel'hai già detto. Allora, io adesso ti dico un'altra cosa. Alex Marquez è uno che ha vinto 2 titoli mondiali, ma quanto tempo ci ha messo a vincerli? Sia in Moto3 che in Moto2. Se uno fa un'analisi, e arriva, perché uno c'è i numeri che può arrivare, però ci vuole più tempo. L'altro, cioè, Marquez... di un altro livello, cioè di un altro, c'è un altro, di un altro livello. Sì, ma Bosco, non dai atto che darci ragione a noi. L'errore è stato fatto mettere Alex col fratello, dovevano mettere un altro pilota col fratello e crescere. Sono Alex pienamente d'accordo con te, ma il problema è che in quel momento lì probabilmente non poteva andare via da là, perché tanto l'unico pilota da mettere era Crutchlow, e lo mettevano lì, lo mettevano in onda e Alex faceva di là, poi finiva Alex e arrivava magari per vince Spargarò qualche gara. Sì, ma il team LCR era d'accordo di questo? Ma sai, se qua siamo felici di prenderlo, è d'accordo, dai, dai. Scusate Manuel, volevi intervenire tu? Io ti dico che a me danno 100% Alex Marquez con il giapponese in LCR, per cui Cal sarebbe fuori da quello che mi dicono 2021. Ma questo è il prossimo anno? Sì, il prossimo anno. Ah, ecco. Fuori. Caracciolo alla ricerca di una sella, me lo stanno dando molto per certo fuori, cioè lui sa già di essere fuori. Sta mandando mail a tutte le squadre, Franco. Attendo una conferma, adesso sento prima Manuel, perché c'è un'altra, una che potrebbe cambiare un pochino l'approccio, no? A come stiamo vedendo questa mossa di Espargaro da parte di HRC o Puig, il punto di domanda è lì, adesso vediamo di capire. Manuel. No, io voglio dire una cosa e credo che questo non si può discutere, e no, non lo dico in un tono tirannico, ma collocare a Alex Marquez vicino e nello stesso box che suo fratello è un errore bestiale. Perché? Noi sappiamo che Mark va a star sempre davanti, ok? E io tengo abbastanza chiaro che il fratello va a soffrire perché la Honda è molto difficile, perché lui è un rookie. Immaginate, e parece una stupidaggine, ma è inevitabile comparare due moto che hanno gli stessi colori. Questo sta chiarissimo. Se una Repsol Honda finisce primo, secondo, e l'altra sedicesimo,
questo la comparazione va a ser inevitable y le bastonate al Alex Márquez van a ser inevitables. Perché? Perché lui sta lì perché è il fratello de, lui sta lì perché non merita, e questo, alla fine, Marc è una roca, come si dice? Una roca, no? È una pedra. Sì, sì, sì. Roccia. E l'unico punto debole di Marc è il suo fratello. Immaginate che il Marc, lui tiene che sentire, leggere o vedere costantemente come attaccano al suo fratello. Tu non pensa che in questa situazione lui, sì o sì, va a fare tutto lo possibile per aiutare al fratello e perde il fuoco, anche se è un poco, di quello che è il suo mestiere? Destabilizza, hai ragione. Claro, eso está clarísimo. Mira, Luca, yo te digo una cosa. Yo he estado viendo el número de Alex a Jerez, de Alex Márquez. En todas las cilindradas, en todas, en Moto3 y Moto2, él ha sofrido allí como un cane. Y las dos primeras gare serán a Jerez en MotoGP. Salvo que venga Santa María, va a ser un sufrimiento que es imposible que Marc no se vea afectado por esto. Sí. Y esto es una cosa que el manager o no sé quién ha sido el visionario que ha colocado a Alex Lee, debían verlo. Esto es labor. Pieno. Esto, es la, esto es la función de un manager. Okay. Y adesso ¿qué fanno? Lo que están haciendo adesso es humillar públicamente a Alex Márquez. Sí. E nessuno della Honda o ha uscito ha detto ok, noi facciamo questo perché è logico che lui deve stare deve collocarlo in la umbra. È logico, ma tiene che salire qualcuno per dar la faccia, perché Alex Márquez adesso è il pim pam pum del mondo, tutto non so che immaginate come deve sentirsi Alex Márquez y el incazzamiento que debe estar Marca adesso. Fratello. Esto es, cuando, esto es, una esto cosa così. In più, Manuel. Io adesso la butto lì, ma sai che io vado avanti. Per me è Alberto Puy che sta rischiando il posto. Pensa cosa la penso io. Non lo so. Mira, Carlo, io, tu sa, todo il planeta sabe che Alberto Puig no è il non santo è della mia devozione, ok? Sì. Ma non se può essere, non se può essere tan tonto. Per questo io penso che cosa dei giapponesi, perché non si può essere tan tonto, coño. Però potrebbe anche esserlo, che lo sacrificano sull'altare della patria, come diciamo noi. Per me entro fine settimana qualche cosa succede, guarda, non so cosa. Non lo so, però questo tenían che averlo visto l'anno passato, no adesso. No? Ok, io ragazzi sto ricevendo un sacco di messaggi da addetti ai lavori, molto insider, per cui la cosa mi fa molto piacere, vuol dire che ci sta seguendo, ha seguito la puntata con Luca e sono felice che sia stato così, però mi arrivano delle indiscrezioni pesanti, nel senso che ci potrebbe essere questa battaglia, le prime schermaglie sono già arrivate, probabilmente magari nei prossimi giorni arriveranno anche sulla stampa, sugli altri organi. Ma vi dico che cominciano ad arrivare le prime schermaglie, no? Mi parlano di un Puig che comincia a fare un po' da scaricabarile dall'altra parte, per cui ci sarà da vedere se un'azione combinata HRC, Repsol, Puig avrà un senso, ne pagheranno le cose o ne discuteranno con Marc Márquez. Se invece dovesse rivelarsi una scelta di Puig, come diceva Carlo, potremmo assistere a una mossa ad effetto nei prossimi giorni. Se invece ha deciso Honda e Puig, come dice, non ne sapeva niente, è stata una cosa dei giapponesi, un'altra delle versioni che sta circolando all'interno, in realtà mi dà più l'idea di un gatto silvestro che scivola agganciato ai vetri. Manuel. Sì, sono due cose. I giapponesi non parlano con Paul Espargaró perché parlano giapponesi. Questo sta chiaro, ovviamente, no? Però possono parlare inglese col manager. Sta boh, cioè, le vuoi sparare per forza tu. Scusate, tu pensa a mio amico Takeo, il lavoro di questo è di un manager. Il manager ha un nome e un cognome, punto. Dopo, la storia di Alex, sì,
fosse il caso che prima di cominciare il campionato lo collocano nel team dell'ECR, perfetto. Ora però, quest'anno. Questo anno, sarebbe perfetto. Ma lui va a star, come te dico, 13, 14, 15 grandi premi, siendo comparato con la altra Repsol Honda. E questo è una canagliata, non so come si dice canagliata. Una canagliata, giusto. A tomar por culo. Una bastardata. Eso es. D'accordo. Ok, va bene. Allora, sì, se abbiamo stimolo in più... Vai Luca, scusa. Luca sa che andare forte. Uno stimolo in più per andare più forte, per far vedere che ha sbagliato quelli di Honda, se è così, però lo vedremo se è vero o no. Luca, che è vero, cogno. È vero, Luca, dai retta, che è vero. Che è vero, cogno, vuol dire, è vero, è così. 100% me lo danno, Luca, centissimo per cento. Anche di più. Ok, però staremo a vedere, dai, vedremo se domani qualcuno probabilmente partirà magari prima dalla Spagna questa battaglia, questa schermaglia che c'è tra Puig, che adesso deve uscire allo scoperto, come deve fare a tutti gli effetti HRC, sicuramente con un clan, lo dico clan nel senso positivo, non che non è assolutamente contento. Attenzione, credo che Mark non sia preoccupato di Pole Spargaro come avversario di squadra, perché credo che ce ne siano pochi che lo intimoriscono, però quello che si è creato, il come si è creato, secondo me fastidio gliene darà e vedremo come reagirà. Manuele, scusami. Sì, ma questa è una notizia importante, ma lo más carino, lo más grande è quello che ha contato Carlo ieri del motocross di Dovi. Questo a me mi sembra già la follia massima. Carlo? Bosco, non so se lo sai, ma Dovi voleva fare una gara di campionato regionale motocross, che lui va fortissimo, e la Ducati gli ha dato il permesso. Questo è enorme, questo è enorme. Luca, non gli ha dato il permesso o gliel'ha dato? Gliel'ha dato, sì, gliel'ha dato. Però Luca, ti chiedo Luca, dammi la tua opinione da pilota, da manager. Allora, manca un mese all'inizio del mondiale, è un mondiale che così... Speriamo che lì. È un mondiale che forse mai come quest'anno potrebbe essere un mondiale che con delle sorprese potrebbe presentare dei risultati assolutamente incredibili, no? Al di là di ogni previsione. Ma c'è proprio bisogno di fare, non lo so, poi Andrea per carità è fortissimo, è bravissimo, però non lo so. Io se fossi stato Ducati probabilmente non gli avrei dato, ma gli avrei parlato, non lo so, tu cosa avresti fatto? Tra un mese inizia il mondiale che puoi vincere, lo fai andare. Bob, scusa, io non l'avrei fatto andare. Però Bob, tu, è che il planteamento sta sbagliato. Tu era, se io fossi la Ducati, in ese momento non manda la Ducati, manda Andrea Dovizioso. Certo. A Luca ho chiesto un parere da pilota e da manager, perché da pilota magari lui mi diceva, non lo so, io 20 giorni prima non ci vado a fare una gara di cross se devo giocarmi un mondiale, secondo me. Poi io gliela darei come permesso se fosse un pilota mio, ma gli farei un ragionamento semplice, cioè, vai a fare una gara, non è che dico ti fai male, perché tanto lo usi come allenamento, ma tu non sai gli altri se ti possono fare male, questa è la differenza. E quando sei dentro in una gara di un livello così, che non voglio dire che è un livello basso, perché non è che campionato regionale, ci vanno gli amatori alla fine a fare. Ci vanno gli amatori a farlo. In regionale. Poi ci abbiano 25 anni, che già hanno 35, ci sono gli amatori, perciò non sai mai quello che può succedere alla partenza o dopo un salto quando giri in mezzo agli altri. È difficile secondo me. Cioè io gli avrei detto no, non ci vai, punto. Se fosse stato un mio pilota. Oh. Questo però alla fine decidono loro, per me non è un problema. Ma cioè, alla fine fortunatamente non è un pilota mio, però voi non vi siete domandati ma che pilota ci va in KTM? A me hanno appena scritto che ci vada, Dovizioso. Olivera, ci ha già passato Olivera. Olivera, Ponciarali sta su un'altra. Ponciarali sta incazzatissimo perché la KTM Olivera L'ha preso a Olivera. Ufficiale. Ci va Olivera. Sì. Ok, il posto di Olivera chi ci va? Questo...
Beh, questo non lo so. Ma Luca, Luca, tu stai libero? Stai in forma? Stai libero o no? No. Mercato. Io credo che poi... Come, cioè, per me ma allora, e poi chi ci va in Ducati? Perché qua non ho capito loro chi ci va in Ducati. Ma nemmeno noi, abbiamo capito Dovizioso, speriamo. Dovizioso. Poi sai, con l'ultima notizia che, ma se avete appena detto che Franco non ha detto, ma lo voleva dire lui, che oggi la UEBA lì, quella della droga, la UEDA, ha chiesto 4 anni di squalifica ufficiali, cioè... siccome l'avvocato di Iannone ha chiesto la soluzione piena, la UEDA ha chiesto 4 anni di squalifica ufficiali, non più 18 mesi. E ora devono mettere in piedi tutto e prima di agosto non si decide. Quattro anni hanno chiesto, raddoppiato. Anzi, no, raddoppiato più mezzo. Allora, scusate, adesso perché veramente un'ora e mezza, Luca, poi ci manda il conto, io non ho i soldi per pagarlo, per cui... Nemmeno io. Devo lasciare anche tu, Emanuele, forse sì, Emanuele, qualcosa hai? Delle, sì, Emanuele, sì. Io le mando jamon. Va bene, anche a me. perché comunque, secondo qualche informatore molto, molto, molto presente, anche sul mercato, la carta KTM non è tramontata assolutamente, ragazzi. Io non lo so, però mi continuano a confermare che l'annusamento continua, cioè, ma è anche giusto che sia così. No? Poi magari lui... È anche bravo Battistella che mette in giro le voci, è bravo. se io oggi fossi il KTM e ho perso Pol, il primo pilota che andrei a prendere è Dovizioso, il primo, non c'è nessun altro. Ovviamente, certo. Per cui... Perché è un pilota con tantissima esperienza. Abbiamo visto quanto è dedito al lavoro e perciò è uno che sicuramente porterebbe tantissimo, tantissimo, però dallo stesso punto di vista penso, ma Ducati, ma chi piglia? Ah, c'è niente. Lorenzo, no. Ducati ha fatto un contratto con Alex Marquez. La Pramac l'aveva, la Pramac l'aveva. Adesso. Non è detto che quell'opzione non vada poi in Pramac, eh? Ah, dai, dai. Ok, ma prima di lasciarti andare, Luca, perché Lorenzo non ce lo vedresti in Ducati? Dici che potrebbe tornare a correre o no? Perché Emanuele ha le idee chiarissime e le ha ribadite. Cioè, dal mio punto di vista, Lorenzo è un pilota fortissimo, cioè non discutiamo neanche, però se tu non hai oggi, col livello che c'è oggi in MotoGP, se tu non hai se il tuo focus di vita non è quello di vincere in MotoGP nel tuo lavoro che stai facendo e hai delle altre varianti come le sta facendo in questo momento Lorenzo, no, penso che sarebbe un errore per Ducati prenderlo. Bravo. Qui potrebbe tornare una... Mi basta una caduta e questo anno non va più, che è già successo, no? Cioè, quest'anno in Honda per me è stato un anno in calvario, cioè non so neanche come definirlo io l'anno di Lorenzo in Honda. Per me, io ero convinto che lui fosse, non arrivasse mai davanti a Marquez, cioè questo ero quasi sicuro, però che arrivasse vicino, comunque facesse dei podi e comunque se la giocasse tranquillamente con Cracciolo, invece li ha visti col binocolo così qua. Perciò adesso dirti, torna in Ducati con la velocità che ha di adattamento alla moto, qua passano altri 3 anni prima che forse cominci a andare, ma non deve mai cadere però. La mossa più logica sarebbe tenere Petrucci se va via al Dovi. E ormai Petrucci, ciao. Ma sai, però con sto scombussolamento... Alla fine... Ma si sono lasciati male, dai, gliel'hanno già detto, dai retta. Lo so. Dovizioso resterà in Ducati, punto. Sì, anch'io penso. Cosa dicevi? Io lo spero che rimanga in Ducati. Spero. Però se io fossi il KTM adesso, che ho perso, e Spargarò fra le carte false per andare a prendere Dovizioso, che è l'unico pilota libero, perché se no, esatto. Il ragionamento è semplice: quanto costa una stagione del MotoGP? 30 milioni per una casa factory, più o meno. È meglio spendere 35 che buttarne via 30 e fare niente. Bravo. Perciò carico subito il dinero. Quanto vuole Dovizioso la Ducati? Gliene da 5, gliene do 10, punto. Magari gli desse 5 milioni la Ducati, finirebbe già dove, gliene da meno. Ok. Questo non lo so, no, però il pilota che ha fatto vice campione del mondo, credo che quello lì sia uno stipendio minimo, secondo me. Bravo. Ok. Minimo.
Ragazzi, stanno scrivendo ancora tantissimo. La cosa uno ha sei propri conti. Oh, abbiamo fatto un'ora e quaranta, ragazzi. Non ne siamo anche accorti. Poverino, poverino Luca. Che Pessino deve andare a mangiare a quest'ora. C'ha la sua minestrina con la patata schiacciata, c'ha la sua bottiglia di acqua. A me mi ha fatto piacere stare con voi. Perché no, ma vieni ancora una volta. E siccome sono... Vieni ancora una volta, Luca. Abbiamo tutta la tua storia. Siamo rimasti a Derby Gilera. Quando volete. Ma grazie. Quello che voglio dire è che a questo qua oggi mi è sembrato di fare una serata nel paddock, perciò mi sono divertito. Bravo. Intanto sulle chiacchiere che facciamo lì dentro, che poi bravo, ti infami Luca. Con uno e con l'altro, però non lo deve sapere nessuno, quello che ce lo sa tutti. Bravo. Ok. Ciao cari. Ciao Luca. Un abbraccio Luca. Ciao. 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 Il Pessino, vi vedo domani sera, ragazzate. Ciao. Filippo ciao. Dopo la pubblicità. Ciao. Le prove auto, moto, insomma, state lì, c'è ancora un sacco di roba da vedere. Grazie Emanuele, buona serata. Ciao. Ciao. Buenas noches, buenas noches. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Fassina c'è e riparte insieme a voi più forte di prima. Come? Con 5.000 auto a stock nuove usate aziendali chilometri zero. Ma attento, stipulando una polizza furto incendio con Fassina, in caso di furto avrai il valore a nuovo della tua vettura fino a 7 anni e facendo un finanziamento pagherai dal 2021 e potrai usufruire di un'assicurazione sul credito che ti rimborserà la rata fino a 12 mesi in caso di perdita.